di ritorno dal suo viaggio in Calabria, il Duce giunge alla stazione di Acerra, dove riceve il primo saluto della feconda terra di Campania. Salito nell'automobile e seguito durante il percorso dalle appassionate acclamazioni dei rurali accorsi da tutti i casolari della regione, il fondatore dell'impero si reca a Pomigliano d'Arco, sul luogo dove sorgerà un grande stabilimento di costruzioni aeronautiche. La prima pietra di questa nuova fucina di ali e di motori è costituita dal basamento di un altissimo pennone sul quale verrà issato il tricolore. Compiuto il significativo rito, il Duce esamina attentamente i plastici e i grafici del nuovo stabilimento, quindi osserva la zona dei lavori delimitata dagli scoppi di numerosi mortaretti. Si reca a Capua, dove nella piazza dei giudici lo attende una imponente folla giunta da tutto l'agro circostante per ascoltare la sua parola, annunciatrice di nuova vita, ricchezza e potenza rurale. Dalle entusiastiche acclamazioni del popolo di questa fertilissima plaga, il Duce si dirige alla zona del Volturno, dove già sono iniziate le opere per una nuova redenzione di terre nel vasto quadro di bonifica attuato dal regime fascista. Con la sua presenza, incitatrice alla cerimonia dell'atto di nascita della prima delle 187 nuove case rurali che sorgeranno nella zona restituita al lavoro, il Duce conchiude il suo trionfale viaggio nelle terre del Mezzogiorno.